Peraltro è anche con un certo imbarazzo che siamo qui perché rappresentiamo una regione che per molti anni non ha presentato i rendiconti e quindi non ha sottoposto al giudizio di parifica della Corte dei Conti. Stiamo recuperando questo grave, diciamo, ritardo, non solo oggi con la chiusura dei rendiconti 14 e 15, ma i nostri uffici e il nostro assessore sono duramente al lavoro sin dal primo giorno per arrivare entro questo anno a chiudere la parifica anche dei rendiconti successivi, in modo che noi il bilancio del prossimo esercizio lo potremo fare avendo finalmente un riallineamento dei conti, sapendo quali sono i residui e potendo quindi rimettere la Regione Abruzzo sulla strada dell'ordinaria amministrazione e della correttezza contabile. È un obiettivo che vogliamo raggiungere al più presto possibile, anche perché senza questo riallineamento, diciamo, le condizioni delle finanze locali sono incerte e questo comporta anche conseguenze negative sulla programmazione e sulla gestione dei fondi. Ma c'era un lavoro in corso con gli uffici che erano appunto già impegnati. Io nei primissimi giorni dopo l'insediamento ho dovuto fare, diciamo, di fronte alla Corte c'è stata un'udienza che è, diciamo, preparatoria, dove le parti, diciamo, hanno guardato in contraddittorio le relazioni e i rilievi della Corte. Abbiamo fornito tutte le nostre controdeduzioni e osservazioni, accolto le indicazioni della Corte per quello che era giusto e corretto accogliere, e quindi oggi credo, insomma, arriviamo a conclusione di questo percorso.